Domani festeggeremo la solennità del Sacro Cuore e questa parola del Vangelo di oggi potrebbe essere veramente anche per il Vangelo di domani, perché dice a noi uomini quello che Gesù uomo ha fatto come figlio del Padre ma divenuto uomo, cioè ha amato Dio Padre sopra ogni cosa, la sua volontà sopra ogni cosa, con tutto il cuore, con tutta la mente, l'intelligenza, con tutte le forze, e dunque amato il prossimo come se stesso, dando addirittura la vita propria a favore nostro, che eravamo dei malfattori, dice San Paolo. E se ci ha amato da malfattori, dopo che ha pagato per noi, perché mai dovrebbe lasciarci perdere? Ma ecco che qui, proprio su questo punto, è sempre Paolo a Timoteo che ci illumina quello che è la fedeltà di Cristo, il suo essere uniti a noi, ma anche la nostra responsabilità. E dice questa parola degna di fede: se moriamo con Lui anche vivremo. Se perseveriamo con Lui nella prova, regneremo. Se lo rinneghiamo, Lui pure ci rinnegherà. Se siamo infedeli, Lui rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. Allora, questo è il segno di una unione fortissima tra noi e Gesù, con il richiamo della nostra partecipazione attiva. Se noi siamo uniti a Lui, con Lui vinciamo la morte ed entriamo nella resurrezione. Se noi siamo uniti con Lui nella prova, adesso, in cui la vita ci riduce a nulla, invece poi regneremo. Però dice: se lo rinneghiamo, anche lui ci rinnegherà. Non ti conosco. Perché chiede questo sforzo di amore per lui che è naturale, cioè è dentro le nostre possibilità. Quello che non è nella nostra possibilità è raggiungere la vita eterna, cancellare i nostri peccati. Questo lo fa lui, ma dobbiamo essere fedeli a lui. Se siamo infedeli, lui però rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. In che cosa è fedele a Cristo? È fedele come uomo al Padre, è indefettibile in questo. Noi siamo infedeli, ma lui è fedele. Possiamo essere infedeli e quindi peccare, ma lui rimane fedele alla promessa che ha fatto noi, perché è per la purificazione dei nostri peccati. Basta mettersi in ginocchio tutte le volte, lui rimane fedele. È il rinnegamento che invece cambia la nostra sorte. Il rinnegamento è quando noi ripudiamo la fede che abbiamo ricevuto. Ci facciamo propagatori e fedeli di un'altra fede. O quando si tratta di superare una prova, io lo vendo perché sono più preoccupato per me, per la mia vita, per i miei interessi che per altro. Dunque non è la nostra infedeltà dovuta al nostro difetto che ci impedisce di entrare nel regno di Dio, perché Lui supplisce con la sua grazia e ci purifica continuamente. È il voltargli le spalle. Dunque se noi siamo uniti con Lui, questa nostra unione con Gesù, conviviamo, commoriamo, con risorgiamo, con vinciamo, possiamo dire vinciamo insieme a Lui contro il peccato, ebbene, questo essere uniti a Lui ci rende uniti al Padre e rende possibile quell'antico comandamento: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua volontà, tutta la tua intelligenza, tutto quello che comprendi, tutto te stesso, le tue forze. Chi può essere così? Solamente il Cristo. Ma noi con Lui possiamo diventare quello che non siamo e quello che non siamo capaci di fare. L'unica è che non lo rinneghiamo. Questo è il fatto fondamentale. E domani vedremo come le letture ci portano a questo, a questa rivelazione del suo Sacro Cuore a Santa Maria Margherita Lacock, dove lui propone lo scambio dei cuori. Dammi il tuo, ti metti il mio, che vuol dire prendi il tuo imperfetto e ti do il mio perfetto e non ti preoccupare più. Con me vincerai ogni peccato, ogni colpa, supererai ogni prova, vincerai anche la morte e risorgerai, perché io metterò dentro di te
un cuore nuovo. Sia lodato Gesù Cristo. Sì.